Mister, sta per iniziare una nuova stagione con il Vasto Girardi, una nuova avventura, la prima per lei in gialloblu in Alto Molise. Ci può dare qualche anticipazione su come pensa di comporre la squadra? Ma su come penso di comporre la squadra lo vedremo un po' più avanti, lo stiamo vedendo col direttore che ha la mia piena fiducia e sono a completa disposizione sua. Quindi stiamo cercando di mettere su una squadra adatta a quelle che sono le idee mie, a quelle che sono le caratteristiche della categoria e a quello che vogliamo andare a fare sul campo. Lei è un professionista ormai conosciuto, ha fermato più di 400 presenze, ovviamente anche in Lega Pro. La realtà del Vasto Girardi è una realtà nuova per lei. Che cosa si aspetta da questa nuova avventura? Ma il fatto che ho fatto il calciatore per tanti anni ha poco conto, secondo me. Questa è un'avventura nuova. Ho fatto il secondo in Serie C un anno con Mister Gautier alla Triestina, ma è tutto nuovo per me. La cosa che vedo è che comunque questa società è ben organizzata, anche se è una piccola società, ed era tutto ciò che mi interessava. Quindi mi ha messo a disposizione strutture e competenze nelle persone che ho trovato finora, quindi questo è già il massimo per me. Lei è comunque una nuova, ripetiamo, una nuova avventura, si troverà a confrontarsi con giocatori estremamente giovani, anche lei è molto giovane nella politica societaria, questa è una cosa molto importante. Lei è contento di trovarsi davanti ad una società che aiuta e favorisce i giovani, sia tecnici che atleti? Ma diciamo che questa è la situazione di tutte le società del momento. Sappiamo le regole che ci sono in D e quindi i giovani vanno utilizzati nel miglior modo possibile. Io sono un grande fan dell'aspetto caratteriale, dell'empatia, quindi cercherò di tirare fuori il meglio da tutti, non solo dai ragazzi giovani. Il fatto che la società lavori in questo senso gli fa onore, credo, perché non tutto si ottiene con gli investimenti e col denaro. Credo che tanto si ottiene con la programmazione, col gruppo, quindi quel gap economico cercheremo di andarlo a colmare proprio così, creando una famiglia.